Signori, buonasera a tutti. Siamo qua con il giudice Clara Foster. Stasera grande processo. Chiamiamo Bruno. Onorevole Assistente, Clark Foster, che Dio benedica buonasera. l'infanzia, gentilmente Buonasera, persona buonasera. Mi benevola mandi la che mia ritiene. scorta, per favore? Sì, assolutamente. La scorta, grazie. Ok, Aspetto la certo, 617, ciao. A certo, 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 ciao, ciao, ciao. posto, aspettiamo di avere la scorta. Attiviamo il GPS intanto, attivato, vediamo un po'. Perfetto, c'è un grumiglio di persone, un grumo di persone. Buonasera Dani, come va? Tutto bene, Blaze, tutto bene, tu? Sì, sul main è illegale da 9 mm. Io sono uguale, sono agente esperto pure. Ah, bene, dai, bene, Matteo, buonasera. Okay. Buonasera, buonasera. Su che veicolo salgo? Venga pure. Salgo qua? Opla! Prego, prego. A te. Allora, andiamo. Direzione procura col giudice, stiamo arrivando. Ma questo mezzo non li vanno i lampeggianti? Ah, No. no, non vanno. Ah, peccato. Sì, stasera è molto impegnativa. Vediamo un po' come andrà perché è un po' già un po' Sono di. solo per bellezza. Sono un po' preoccupato. Cioè, la mia sanità mentale, in realtà, sono preoccupato. Il giudice entrerà nella porta dietro al tribunale. Accompagna il giudice Ernest. Sì, infatti, vabbè, però vediamo un po'. Ah. Che cosa? Oh, giudice, giudice, dove vai? Porco tuo. Bene. Ma com'è? Non c'è pubblico? A quanto pare no. Ah, certo, perché si interdice la donna. Chi è che l'ha interdetta, scusa? Non so, io sono, prima ho letto tribunale, ci dicendo sei interdetto, ma tipo prima che No, sto. va là. Ah no, perché c'è la sparatoria qui vicino. No, no, l'aveva interdetto Pat perché oggi pomeriggio sono passati di qua e c'era tipo tre blindati fuori alla procura. Antisgamo proprio.
E Ma quindi quando mai adesso. qualcuno legge le zone interdette? Mo giù, diciamo, parliamo seriamente. Perché non le volevo inviare? Perché non Lo so che ci vuoi voleva dire metterli in qualcosa. pericolo, però vabbè, vediamo un po'. No, un cazzo. Vabbè, Ma proprio un cazzo. Che la giustizia faccia il suo ricorso in quest'aula di tribunale. Più di questo non devo aggiungere. Però è da dire che non ci saranno poliziotti a testimoniare a causa di mezzogiorno. Non c'entra un cazzo, c'ho tutta la registrazione che è la stessa cosa di una testimonianza. Tanto mi avrebbero detto quello, le domande che gli avrei fatto sarebbero state inerenti al fatto di spiegare i fatti al 90% dei casi, quindi un video è la stessa cosa. Prove parlano chiaro, come piace tanto quando lo dico al giudice. Sì, certo, finché Lo poi faccio finire. dopo il gas delle persone vediamo. Detto ciò, c'è solo un piccolo problema. L'avvocato Ada e Santiago non è ancora arrivato. È arrivato, è arrivato. Ah, è arrivato? In seconda. Sì. Boh, vado davanti allora, ci vediamo dopo. Che Dio me A la mandi dopo. buona e mi dia la promozione. Una fortuna. Bruno, mi confermi che non ti devo Buonasera, annunciare, sai, avvocato. perché Mi di mezz'ora mi devi uccido annunciare, altro sta poco. diventando un'abitudine. Ti devo? Perfetto. Certo, devi Sono annunciarlo. quasi più convinto di Preso essere la stato neoca sposato forza dalla e lei ha live. Grazie, giusto? Matteo. Vuoi la live? Io Ho starto volentieri, condizioni, però. non condizioni di marito. Bisogna vedere quando c'ho Per tempo. fortuna. Lo prendo per un sì. Non sono venuta a vederla. Molto bene. Ragazzi, vado uno di voi, Nato. Pigliate una sheriff, prendete una pattuglia, andata. Allora, come siamo messi fuori un pubblico? Mamma mia. Non c'è neanche una cavalletta che si può fare ciao. Non so perché. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Nessuno veramente faccia conoscere l'imputato e l'avvocato. Buonasera, buonasera. Buonasera, Salve, Barbapapà. si toglie il cappello, grazie, in aula. Mi scusi, lei sembra uno zingaro con la barba di 8 metri e il problema è il mio Avvocato, cappello. si tocca cappello gentilmente per educazione. Lo prenda, Preso. A posto. meno male, che Guardi. presa. Si vede che ci sa fare con le mani. Iniziamo Perfetto, bene. eccolo qua. Sì, Grazie, come, mia grazie. moglie me lo dice ogni notte, non si preoccupi. Arrivederci.
Aspetta, ho detto di... Vedete, ti ha scritto qualcuno? No. A chi è scritto cosa? Ha scritto uno che sta senza con loro di scriverti. Eh? Sì, raga, non c'ha senso però, cioè, non va bene così. Io rimanderei il processo, te lo giuro. Dico, scriverei, perché nessuno mi ha convalidato niente. E lo rimandi. Cioè, no, non può essere una cosa del genere, cazzo significa? Cioè, fa solo cagare. Vabbè, iniziamo il processo intanto, cancelliere, annuncia il processo. Guarda, sai, no. la colpa la scaricherò, sai, quindi iniziamo. Vado. Buonasera signori e signori, tutti in aula, processo numero 202, lo Stato contro razza del vecchio, presiede l'onorevole Richard Foster e Alessio Bruno. Dio benedica i Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Adesso vabbè, vai. Buonasera a tutti signori, buonasera. Buonasera. Prego, accomodiamoci, grazie. Anzi, no, stiamo in piedi noi. Vieni qua. Buonasera accusa e buonasera difesa. Sa che non mi siedo. Buonasera. Buonasera difesa. Buonasera. Sì, lo so. Oggi ragazzi, portiamo con il davanti sigaro alla corte il signor Orazio Del Vecchio con le accuse di rapina a mano armata, possesso di documenti falsi ed evasione. La mia arringa iniziale non la voglio allungare più di tanto, preferisco procedere nella seconda parte, ma posso aggiungere solo che il signor Del Vecchio, da quando lo abbiamo conosciuto, ne ha combinate tante, da quando è saltato fuori alla legge, e un passo dietro l'altro con le prove dimostrerò quelle che sono le mie parole. Ho finito, vostro onore. Bene, grazie per il suo intervento. Prego, difesa, procediamo con le sue arringhe iniziali. La ringa iniziale è molto semplice. Oggi ho visionato e ho avuto modo di visionare quelle che sono le accuse mosse nei confronti del mio cliente. E detto sinceramente, come detto anche dalla procura, non voglio allungarmi, quindi grazie per il follow, di passare direttamente a quelli che sono il processo, in modo tale da poter esporre quello che è venuto. Ah, bene, oggi le ringhe molto corti, vedo che siete tutti invogliate a procedere con il processo. Bene, allora, prego avvocato, procuratore, abbiamo testimoni? Negativo, ai testimoni ci arriviamo più tardi. Ok. Preferisco partire dalle prove. E come prima prova, appunto, vorrei partire dall'inizio della storia del signor Del Vecchio. La storia del signor Del Vecchio... Oggi Oscar si è un po' mosso, c'è stata chiara il processo un po' subito, male. In quanto il signor Del Vecchio so stesso vabbè, è un ex recluta US Marshal. Lo so. Quindi faceva parte di un corpo con la quale io mi interfaccio pressoché tutti i giorni in ambito lavorativo. E nel suo periodo, perché appunto poi successivamente ai fatti è stato licenziato, è stato arrestato dal Dipartimento di Los Santos, dal SPD, mentre era intento a effettuare una rapina a mano armata presso la Pacific Bank. A seguito di ciò, il soggetto è stato rinviato a giudizio. Dopo essere stato rinviato a giudizio, o meglio, dopo che gli era stata data la cauzione e gli era stata applicata la cavigliera, il signor Del Vecchio, come per tutti i carcerati, è stato portato appunto verso quello che era il carcere penitenziario di Bolingbrook. Se solo non fosse che il carcere è stato assaltato e il signor Del Vecchio è evaso. Maverick RP, ciao, sono una medici malattiere 4G Regge Impero. Sì, prova, ho giocato fino a fino alla scuola, fino a un... all'accusa. Successivamente ai fatti è stato effettuato un mandato di cattura nei confronti del signor Del Vecchio stesso.
Ora qui, durante la ricerca, c'è stato un intoppo quasi subito, aggiungerei. Bellissimo, grazie per il follow, ovvero il fatto che dopo, potrei dire, meno di 48 ore da questa evasione, la sua cavigliera non è stata più tracciabile. E di questa cosa ne ho avuto l'ennesima prova in il signor Del Vecchio in centrale di polizia, fino a che gliel'ho fatta applicare successivamente io di nuovo adesso, il soggetto non aveva più la cavigliera addosso a sé. Successivamente, dalla prova di tre, come emerge, il signor Del Vecchio, il signor Del Vecchio, esattamente, le auto moderne sono solo bit, sì, dipende, in certi casi capita di una belle anche solo pagando, però è stato rinvenuto. E la UL puoi farla con me? Oddio, è molto complicato che tu la faccia con me, perché non le faccio molto spesso, quindi è raro che le faccia qua in testa. Di due pubblici ufficiali, esattamente due agenti del dipartimento. Successivamente a questo, come dicevo, il signor Del Vecchio è stato arrestato nuovamente, esattamente ieri pomeriggio, e finché non era arrivato in centrale nessuno sapeva qual era realmente la sua reale identità, in quanto nelle mani, o meglio nelle tasche, nel portafoglio del signor Del Vecchio sono stati rinvenuti dei documenti, dei porti d'armi, un documento, un porto d'arma e una patente di guida sotto nome di un altro soggetto, esattamente Hector Delvez. Gli agenti sono arrivati a questo controllando appunto quelle che erano le impronte digitali del soggetto. Come lei ben sa, vostro onore, quello che è l'impronta digitale è realtà, è certezza. E appunto è emerso da tutto che il signor Del Vecchio, appunto, che il signor Hector in realtà non si chiamava Hector, ma si chiamava Orazio, ed era la persona che stavamo rincorrendo ormai da quasi un mese a questa parte. Prima mi ha chiesto se avevo testimoni. No, non ho testimoni da parte dell'accusa, ma vorrei chiamare al banco dei testimoni l'imputato. Bene, imputato, prego, si può alzare e recare al banco dei testimoni, gentilmente. Ma aspettate, cioè nel senso... ok, bisogna farlo prima tutto loro? Eh sì, certo. Sì, poi bene, tocca tutto a voi. Il testimone poi tocca a voi, esatto. Allora, prima è l'accusa e poi la difesa. Perché sennò come vi difendete se l'accusa non mostra le sue accuse, avvocato? No, non mi scusi, okay. Vostro onore. Prego, prego. Ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. E non dirò nascondere nulla in quanto di mia conoscenza. Bene, imputato, si identifichi al pubblico, grazie. L'onorevole Orazio Del Vecchio. Bene. Prego, procuratore, iniziamo. Le cosa ha fatto l'imputato? Cose molto gravi. Ha fatto... Decisa. Chi è Hector Del Vecchio? Secondo le accuse sono rapina mano armata ho rubato da documenti. US Marshal, possesso di documenti falsi ed evasione con rottura della cavigliera. In quale circostanza ha rubato questi documenti? Erano presenti in un veicolo che ho rubato. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Lei è stato rinvenuto molteplici volte con armi di grosso calibro. Quali M16 per l'esattezza? Specifiche le molteplici volte, gentilmente. Mi sa dire gentilmente dove obiezione, giudice, all'interno del foglio mosso delle accuse verso i confronti dell'onorevole Orazio Del Vecchio sono presenti tutte altre accuse, quindi non vorrei far fuoriuscire cose che all'interno
del processo non sono state richiamate. Negativo, sono all'interno delle fedine non penali, sono all'interno delle fedine, ma non all'interno delle accuse mosse verso questo processo. La fedina e il foglio ce l'ho anch'io dinanzi a me. Sì, la fedina a mano armata, avvocato. Ma la fedina è... mano armata? Un attimo, vuol dire, ragazzi, che allora silenzio, una sola volta. Silenzio un attimo, stiamo analizzando tra di noi. La fedina è stata... Aspetta un attimo. La pedina è stata pubblicata, no? L'ho vista anche col dettaglio, l'ho vista. È stato mandato il mandato di cattura e rapina alla Pacific, è un'azione annullata. Mandato di cattura e rapina alla Pacific. Sì, è annullata, sì. Sì. Vabbè, ma pure cosa ha parlato Oscar? Lui ha detto che è stato preso molteplici volte con le armi automatiche, quindi una volta alla Pacific e una volta ieri. E quindi molti... sono molteplici, sì. Sì, ma sono molteplici, sì. Cioè... lo dico io, sì. Obiezione respinta, in quanto il soggetto in questione è stato arrestato due volte con possesso di armi automatiche. La prima volta la rapina alla Pacific, la seconda ieri, quindi sono molteplici volte, per se si può intendere. Sì, ma all'interno del foglio che è stato presentato, ora, a meno che non vogliamo fare stato mafia, è diverso. Se mi viene presentato quello che è un foglio dato anche a me, allora io mi sento accusato di mafiato, in quanto il foglio che mi hanno presentato la procura, che io ho richiesto, ossia le accuse mosse verso il mio cliente, ci sta scritto c'è il rapporto, se poi durante il processo vogliamo muovere Z, diventa un po' tutto insalato. Se vuoi glielo scritto? Sì, il rapporto c'è scritto. Sì. Allora un attimo. Il procuratore, silenzio un attimo. Allora c'è sia la fedina della rapina alla Pacific, dove è stato preso con le armi automatiche, e c'è scritto sul foglio processo di che anche lei, e c'è anche il rapporto scritto nelle prove F, dove c'è un rapporto dove è scritto che il signor De Vecchio è stato trovato in possesso di armi automatiche, quindi due volte sono molteplici, quindi obiezione respinta, il procuratore può andare avanti. Vada prego. Puoi ripetere la domanda gentilmente? Sì, ripeto la domanda. Da dove provengono queste armi? Vediamo una cosa. Me l'ha venduto un signore che si chiama Ettore. Sì. Giorni dopo, durante l'interrogatorio, precisamente ieri sera, un agente di polizia ha esclamato: ah, Ettore Viandante. Dunque, magari è lui, non lo so, il cognome non lo conoscevo. Le chiedo di rispondere solo alle mie domande. L'ho appena risposto. Lei conosce un certo Achille Adami? Sì, lo conosco. Come lo conosce? È un senza detto a cui ho prestato aiuto più volte. Dove ha conosciuto il signor Adami? In mezzo a una strada. Ma non è vero. Vabbè. Si era conosciuto in procura. Beh, può anche essere che abbia conosciuto in mezzo a una strada. No, ma non sento nulla io. Neanche non stanno parlando. Non sta parlando. Ah, ok. Penso che problemi col microfono, controllate il microfono, procuratore. Ok. Chi è il signor Pachi Glory? Lo conosce? No, in realtà no. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Ma non sta a preme sull'evasione, cioè quello è l'unico reato per cui possiamo dare ergastolo, e non sta a preme sull'evasione. Vediamo, perché spero che... Che lui sta a preme soltanto sulle armi prima, e le armi cazzi. Durante... mentre riportavo le prove portate all'accusa, si evince che il suo veicolo sia stato ritrovato, esattamente l'Hammer H2, durante un rapimento di un agente di polizia, o meglio, due agenti di polizia. Mi sa dire qualcosa su questo fatto? Ho presentato molteplici denunce per furto di veicolo. Addirittura c'è un agente di polizia all'interno del dipartimento che ha accolto il fatto che i miei veicoli venissero più e più volte rubati in una determinata zona. Addirittura il civico c'è un fascicolo aperto sul furto dei miei veicoli. Cazzo. Cosa hai detto? E chiudi le corde, si sente... Lo senti sotto, mi senti? Ma non è che
Ha detto Posso che c'è un fascicolo venire? aperto perché gli hanno rubato i veicoli Ok. e ha fatto la Sì, denuncia. prego, difesa, può procedere con la parte sua. Grazie. Vostro onore, ho il suo consenso di spendere due parole? Certo. All'interno dell'aula mi dispiace notare che ci sono i componenti del corpo di Marshall che oggi hanno difeso tutto il pomeriggio il procuratore. Oggi ho passato una lunga giornata all'interno della procura. E quasi mi dispiace sapere che le persone che hanno giurato su ovviamente una divisa di difendere uno Stato e una città alla quale quest'oggi si sono rifiutati di preservare all'interno di quest'aula e anche all'interno dei convogli. Tali informazioni comunque sono state dette anche da un agente di polizia. Ma la cosa che mi dispiace di più, vostro onore, è il fatto che attualmente, con informazioni che Non so credo io, un cazzo. pubblico, scusate, civile, e che a quanto pare, mentre noi siamo qua, un membro importante della procura, come il procuratore generale, Obiezione, è vostro stato onore, contegno sequestrato, ma polemico. sia il corpo di polizia né niente, non c'è nulla. E qui ci Vabbè, mettilo solo, colleghiamo silenzio un attimo. al L'obiezione, fatto. ripetere per favore, per Obiezione, contegno polemico, vostro onore. E qui ci Non c'entra colleghiamo nulla col polemico. processo. E qui ci colleghiamo alla questione Vediamo un del attimo dove vuole signor. arrivare. Un attimo. E qui ci colleghiamo alla questione del signor Orazio, ossia. È stato minacciato da persone di effettuare quella che era una rapina. Ma la cosa era, ovviamente, sembra quasi una burla, ma vedendo quello che è oggi lo Stato, vedendo quella che è oggi la polizia, che si mette Come sarai letteralmente spinta? Non ci tu? contro una procura stessa, dove non difende nemmeno un Aspetta. sistema giudiziario, perché con massimo rispetto, vostro onore, ma lei attualmente, oltre alla difesa dei Marshall, è completamente vulnerabile. E come potete vedere, il soggetto, se fosse così tanto pericoloso, attualmente vedremo delle persone armate, cosa che non esistono. Siccome il signore, l'unica accusa che accetta e che effettivamente lo influisce, sono i Di arma da documenti che ha fuoco nella mia rubato. posizione. Come si dichiara, signor Obiezione? Orazio, per quanto riguarda la rapina effettuata alla Obiezione Pacifica? respinta comunque, Va procuratore. bene. Sono stato obbligato. Per quanto riguarda invece la questione dell'assalto in prigione, siccome ci troviamo in una prigione di massima sicurezza, dove all'interno ci sono membri di cartelli, membri di pezzi grossi di mafia e via dicendo, come si ritiene sull'assalto? Perché da quello che lei mi ha esposto e come ci sono anche le telecamere all'interno del carcere, lei ha provato a prestare soccorso alle guardie. Sì, è vero, ho provato a prestare soccorso alle guardie a terra, ma poi sono stato prelevato. Come si dichiara per quanto riguarda l'assalto avvenuto all'interno del carcere di massima sicurezza? E io non colpevole. Non c'entro nulla. Vostro onore, ho finito. Grazie mille per avermi ascoltato. Grazie a lei. Prego, Manna, non procuratore. riesco a mettermi. Procuratore, altre Resto qua. domande? Prego. Affermativo, mi ricollego a quello che ha detto l'avvocato finora, insomma. Visto che lei dice di essere innocente, per quale motivo, a seguito di quello che era il suo mandato di cattura, rettifico, mandato di cattura pubblico, perché i mandati di cattura vengono pubblicati a tutti i cittadini e sono reperibili da chiunque. Scusa, se nella tastiera, Non è venuto a che scrivo sempre. consegnarsi in procura o al dipartimento? L'ho appena detto, sono stato prelevato. Se lei è qui, immagino che poi è stato rilasciato. Come ho detto più volte, vivevo in una baita in mezzo a una foresta ed ero nascosto da tutti e da tutto per paura di ripercussione da parte di quel gruppo di criminali. Beh, vedendo dove è stato rinvenuto ieri. Dove vuole arrivare? Dov'è che è stato Per rinvenuto quale ieri? motivo lei Greta è Shanaway. stato rinvenuto Ah, rapina? senza la cavigliera? No, no. È Perché tipo lei ieri è davanti al stato night, una cosa arrestato, del ma non genere. aveva più una Ah, cavigliera no, addosso. ieri è In l'assalto precedenza ha FBI, affermato credo. che entro le 48 ore dalla mia, Dove? Sì, è l'assalto dal mio all'FBI, rapimento, tra istruzioni virgolette, tra guardatine, credo. l'assalto al carcere, Non me lo insomma, ricordo del essere cazzo, prelevato preso. all'interno del carcere, la cavigliera ha smesso di essere tracciata dai vostri dispositivi, corretto? Si limiti a rispondere alla mia domanda. Dato che so anche che effettivamente sì, è corretto, uno più uno fa due, non l'ho levata io la cavigliera. Non l'ha levata lei. No.
ripeto a tutti quanti che durante quell'assalto sono stato prelevato contro la mia volontà dall'arresto, nonostante telecamere e testimoni stiano fornendo aiuto. Onorevole, signor del vecchio. I gradi, procuratore, i gradi. Non c'è nessun grado, un cittadino come tutti gli altri, avvocato. Conosce un certo Roman Zarra? O Roman? No, signore. Lei ieri era in auto con signora Adami, corretto? Corretto. E dove stavate andando? Essendo un senza tetto, gli stavo dando un passaggio. Quindi... Quindi? Ho finito le mie domande, vostra onora. Ah, così? Ok, bene. Difesa vuole fare altra domanda all'imputato? No, vostro onore, no. Concluso? Perfetto. Sì, sì. Il procuratore vi conferma quindi che ha concluso anche lei? Affermativo, vostro onore. Perfetto, l'imputato può recarsi al suo posto, grazie. Con permesso. Bene. Vostro onore, richiedo che il testimone torni al banco. Porra, ma non si può fare! Procuratore. Mi scusi, sicuro, vostro onore. Dice... 100%, mai stato più sicuro. Va bene. Imputato, gentilmente ritorna al tavolo dei testimoni. Uè, Vitto. Vitto, ciao. Gentilmente tolga il sigaro dalla bocca. Signor del vecchio, tolga il sigaro dalla bocca. Sì, signore. Procuratore, prego. L'ho richiamata al banco dei testimoni perché mentre è passato qui davanti ha detto due parole. Ottimo tentativo. Che cosa intende per ottimo tentativo? Ottimo tentativo nel cercare di accusare una persona innocente, signore. A quanto pare state difendendo uno Stato che non difende nemmeno lei. Ho finito, vostro onore. Difesa, a domande la farà l'imputato? No, guardi, io rispetto al sistema giudiziario è un po' una burra, quindi non mi permetto, a me va bene così. Va bene, prego. Allora, imputato può tornare di nuovo al suo posto. Bene. Allora, difesa, lei ha qualcuno da chiamare come testimone? No, signore. Ok, prego. Allora, accusa, procediamo con le arringhe finali. Mi dia un secondo solo, avvocato. Le chiedo un minuto di tempo che ricompongo tutti i pezzi. Ma come, avvocato? La domanda gliela ha fatta il giudice, non io comunque. Sì. Sì, sì, va bene, procuratore. Ma qua siamo messi male. Fra l'orro... No! 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 Avvocato, per favore. Un po' di contegno, eh. Richiedo un ammonimento all'avvocato. Ammonimento concesso, avvocato, gentilmente. Prossima volta si contenga nelle esclamazioni. Va bene. Primo movimento. Va bene. Bene, possiamo iniziare. Io potrei impazzire, raga. Il signor del vecchio, nonostante le sue affermazioni, dio un bacio al signor sul fianco che ama tanto. Ma chi sei? Semplici dubbi. Detti da delle sue parole stesse pronunciate sotto giuramento. Dove non combaciano nulla e non hanno un senso logico. Quindi, oltre a quelle che sono appunto le accuse di rapina a mano armata, mentre era appunto un agente di polizia a tutti gli effetti, il possesso di documenti falsi, l'evasione, la detenzione di arma illegale in quanto è stato rinvenuto più volte
con delle armi automatiche. Richiedo l'aggiunta del reato di falsa testimonianza. Vero. Per due principali motivi. Punto numero due. Sei pesante. Punto numero uno. Il soggetto sotto giuramento ha detto espressamente di essersi trasferito in una baita, isolato da tutti, per paura di quello che gli era successo. Ma il soggetto stesso successivamente è stato rinvenuto in centro città. Come ti devo chiamare? Scusa, Mike Ruder devo chiamarti, cioè... Armato e con un altro soggetto a bordo. A me non mi sembra una vita da eremita. E in più aggiungerei anche il fatto che il signor del vecchio dice di conoscere il signor Adami da quando erano per strada. C'è un certo Mike Ruder che mi dice ma che a me saluta. Personalmente sì, dovrei darti un bacio, dovrei darti. Che l'abbia conosciuto all'interno del corpo degli US Marshal e non precedentemente a quello che era appunto il loro incontro. E poi vorrei sempre ricordare a tutti quanti il fatto che il signor del vecchio è stato rilasciato, vostro onore, e come è andato in una baita aveva tutto il tempo del mondo per venire in procura a chiedere un patteggiamento o comunque a procedere per vie legali e pulirsi, se realmente si ritiene pulito come dice di essere. Ma come si è visto dalle prove, evidentemente non regge la sua tesi. Detto ciò, come arringa finale, rimango della mia idea e dell'idea che ho avuto con i miei colleghi e richiedo il sequestro di tutti i beni economici e materiali del signor del vecchio e l'ergastolo a vita. Ho finito, vostro onore. Grazie. Accusa, prego, difesa, procediamo con le vostre arringhe finali. Dopo aver ascoltato quella che è l'arringa finale da parte dei procuratori, a me sembra quella che è una situazione un po' divertente in un certo senso. Perché io mi metto un po' nei panni anche del procuratore stesso. Attualmente sta affrontando quello che è un processo alla quale giustamente gli pesa. Perché giustamente nel durante che lui è qui il procuratore generale è sotto minaccia di qualcuno, ma alla fine siamo tutti quanti qui all'interno della struttura. Allora io mi domando, e lei sicuramente, signor Onore, è il primo ad essere, prima di essere un giudice, prima di signor aver Onore. Fatto tutti gli studi che ha fatto per arrivare dov'è, è un civile proprio come noi. Gli sbagli ne abbiamo fatti tutti quanti nella vita, chi più chi meno, ovviamente questa cosa non ci giustifica il fatto. Ma rimane il fatto che attualmente a Los Santos la polizia è un problema evidente a tutti. E ripeto, e ribadisco e sottolineo che l'esempio esplicito è la struttura attuale, alla quale è protetta solo e unicamente dai federali e non dalla polizia, lasciando quello che sono alti carichi giudiziari e procuratori scoperti di ogni cosa. Abbiamo federali, non dei supereroi, e giustamente... dinanzi effettivamente a un pericolo alla quale lei ha ritenuto addirittura da ergastolare, nulla è successo né a lei né al signor giudice né tantomeno ai federali che sono qui presenti oggi, a differenza della polizia. Ma allora un civile, se effettivamente non può difendersi dalla legge e la legge non premette e non garantisce protezione, un civile come può difendersi da solo? Questa cosa ti manda in crisi. Ha ragione, il signore è sicuramente in centro città, mentre era in una baita, ma magari gli servivano dei viveri. Avere un'arma vuol dire difendersi, in quanto il corpo della polizia è proprio questo. Dov'è attualmente mentre il procuratore generale è sotto minaccia? Avevo paura, avvocato, avevo paura. Contegno, contegno. Si contenga gentilmente. Scusi, scusi. Richiedo il secondo ammonimento. Ma non ho fatto nulla io. Il secondo, secondo movimento respinto. Il primo primo movimento verso chi? Scusi, procuratore, ma specifichi bene. Verso il soggetto, non verso l'avvocato, verso l'imputato. No, un movimento respinto comunque. Invito l'imputato a non urlare le sue sensazioni, i suoi sentimenti attuali, gentilmente. Quindi io se è disperato, imputato, le do un minuto di pausa, un attimo per respirare. Sicuramente ci siamo visti diverse volte, io e lei, giudice, e questo è l'ennesimo processo che effettuiamo dinanzi a questa corte.
e sappiamo entrambi che davanti a questi tavoli sono passati i peggiori criminali, dove effettivamente sono ancora a piede libero al di fuori di questa struttura, e ad oggi solo e unicamente a prove certe per una persona, ragazzi, che è vero aveva in possesso delle armi, che sicuramente deve essere punito per questo e magari anche per la questione dei documenti, ma il resto non ci sono prove certe, e quindi noi siamo veramente sicuri di ergastolare e di togliere la vita ad una persona, perché noi la stiamo, se ci togliamo la libertà vuol dire nemmeno più vivere, per quanto possiamo essere liberi in generale. Noi priviamo della libertà una persona sui forse e sei ma, e allora se la giustizia è questa sui forse e sei ma, allora siamo più che fregati, vedendo già la polizia quella che è. E con questo, vostro onore, io ho chiuso. Ok, cosa chiede lei esattamente? Come rispondendo alle pene richieste da parte dell'accusa, lei cosa chiede, avvocato? Richiedo che il mio cliente debba pagare soltanto e unicamente sulle armi che aveva in possesso in quelle due situazioni, nonostante la prima volta è stato costretto, e per quanto riguarda i documenti, e direi che l'ergastolo è nettamente una cosa anni luce distante da quello che è vera e propria una pena che si meriterebbe. Una fantasia. Bene, quindi concluso. Una sanzione amministrativa e magari qualche mese in carcere. Bene, perfetto. Ci ritiriamo per deliberare. La mia posizione. Vabbè, un po' più là. Ok, qui. Conta che il processo più veloce allora, della storia. Ho iniziato alle 10:15 e sono già finito. Allora, rapina a mano armata da US Marshal? Sì, perché lo ha fatto. Su questo non possiamo dirgli niente. Su questo non ha insistito né il procuratore né l'avvocato. Però la prova c'è la fedina. Su questo non gli si può dire niente. Possesso di documenti falsi? Pure, lo ha ammesso. C'è una bodycam che lo ammette che li ha rubati. Quindi è furto di possesso di documenti falsi ed è furto di identità pure, però vabbè. Evasione, quello è il dilemma, perché l'evasione, anch'io ero presente all'assalto, e però guardando le telecamere lui non è stato, cioè lui non è che è scappato con loro, lui è stato puntato ed è stato portato fuori. Ok, però la cavigliera che ha smesso di funzionare, lui che so. Non si è mai pure fatto vedere, non si è presentato, è comunque un'evasione so. In qualche modo. Lo so, certo, ovviamente, però il suo avvocato ha chiesto di dargli la pena per la detenzione di termine legale, ma qui non c'è neanche come reato per dei procuratori, quindi non potremmo neanche dargliela. Tu che pensi? Allora, muto un attimo ragazzi.
Stiamo scrivendo la sentenza, ragazzi, un attimo. Ok, ragazzi, bom, ora sto scrivendo la sentenza, Non ne avevo dubbi, procuratore. Non ne avevo dubbi, anche se vedendo le circostanze non vi rimane altro che quello. Quando vuole, avvocato. Sempre pronto. Giudice? Ma sto scrivendo la sentenza? Effettivamente, ma si può mandare qualche marcia là, chiedere se va tutto bene. Agente a terra, ma supporto immediato. Avvocato, non si preoccupi. Minchia, ma quanto tempo? Sono lenti a riflettere. Poi figurati, adesso sono in due, si devono anche confrontare. Ciao. Prima era uno solo, ma c'è anche l'assistente. Ora che si confrontano tra loro due. Abbassate la voce in aula, vi si sente, Maxi, grazie. Grazie per il follow, e anche a tizio Riccio, grazie per il follow. Quello si scrive lo papire babilonese.
Per quale motivo lui aveva detto che ha utilizzato documenti falsi? E per non farsi rintracciare da quelli là che l'avevano rapito. Oh, giudice! Oh, madonna! Ma come cazzo ci metti? Muto un attimo, Bene ragazzi, ci sono. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Presiede l'onorevole Clark Foster e Alessio Bruno. Scusate per l'attesa, abbiamo avuto qualche piccolo problema nell'esporre e nel decidere la nostra sentenza. Bene. Non ti sento. Un secondo. Sì.
Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Bene, signori. Dopo un'attenta discussione con gli altri membri della corte, si constata che, per quanto possano aver agito in prima persona durante la sua evasione, l'imputato Razzi del Vecchio è comunque colpevole in quanto il codice penale lo prevede, non essendosi presentato nei giorni seguenti presso le forze dell'ordine. 2. L'imputato, nel periodo di prova, presso il lavoro del Dipartimento US Marshal di Los Santos, ha commesso una rapina a mano armata con l'utilizzo di armi illegali. 3. L'imputato ha utilizzato documenti falsi, che seppur a detta sua, per non farsi rintracciare da criminali che lo stavano cercando, è comunque colpevole per il reato di utilizzo di documenti falsi. Ed è quindi per questo che la Corte dichiara il signor Razzi del Vecchio colpevole, anche se in parte, dei seguenti reati: evasione, utilizzo di documenti falsi, rapina a mano armata durante il periodo di prova nel Dipartimento degli US Marshal di Los Santos, condannandolo a 15 anni di carcere, $350,000 di sanzione pecuniaria, 14 giorni di obbligo di firma e 20 ore di servizi socialmente utili. L'udienza è sciolta. Controllate che il soggetto abbia ancora la cavigliera, perché gli verrà tolta dopo i 14 giorni. Mi raccomando. Signor Razzi del Vecchio, gentilmente venga qui da me che devo applicarle la sanzione. Ok, mi sono un attimo. Oddio. Avvocato, poi la parcella è sua e le potrà pagare in un momento separato lei. Dovrò tenere la cosetta, sì, per 14 giorni, esatto. Sì. Ah, prego. Ogni giorno dovrà venire qua in procura, in procura, centrale. In procura a firmare. E se non firma, verrà lì. Che serve la cavigliera se devo venire a firmare? Appunto, perché se non viene la troviamo. È vigilata, si chiama. Avvocato! Se non risponde di nuovo la cavigliera, verrà... Cioè, non sarà una bella cosa, diciamo. Ne potrà fare quello che vuole, però dovrà venire a firmare giorno quando arriva in città, secondo che sveglia. E se qualche giorno, esatto, se qualche giorno magari lui si addormenta un po' di più. No, il problema è appunto se viene trovato senza... No, il problema è che venga trovato senza aver firmato. Ah, ok, va bene. Quindi se avverte via mail che non riesce a passare, non è un problema. Esatto, se avverte via mail... La cavigliera rimane. La cavigliera rimane per i prossimi 14 giorni. Vabbè, sono 14 giorni, signor Tra 14 Orazio. Giorni venga in procura e gli verrà tolta, se non ci sono altri problemi. Esatto. Quindi la invito a segnalare quando non dovesse presentarsi un giorno in città, appunto perché magari dorme tutto il giorno, sta male, quindi non dovesse uscire di casa. E quindi... perché ecco l'avviso che se dovesse essere trovato senza aver firmato, posso un attimo interloquire con il sarà inviato nuovamente a processo al gabbio. Sì, potrà colloquiare appunto sorvegliato dai marshal a distanza, però potrà colloquiare. Come a distanza? Sì, cioè nel senso i marshal saranno a distanza a controllarla visivamente, però potrà colloquiare con il avvocato. Però devo applicare prima la multa, gentilmente se può avvicinarsi a me. Ma io non ho più il portafoglio, non ho niente. Lo pagherà con il suo conto in banca quando uscirà dal carcere, non si preoccupi. L'importante è che paga la multa entro lo scadere dei 7 giorni dalla sua uscita dal carcere. No. Perfetto. Prego ora... Un secondo, Sì, Marshall, applicategli le manette davanti, gentilmente. E poi seguitelo nella stanza di là, appunto, e controllato la distanza mentre colloquisce con l'avvocato. Come, scusatemi? Ha richiesto un colloquio con lei. Sarete supervisionati dai marshal a distanza. Sì. Va bene, non è un problema. Ah, ma qua? Fuori, dentro l'ufficio. Ma se in Francia codice penale in questi 14 giorni? È rimanuto processo? Sì, perché è l'obbligo di firma, cioè... Vigilata. Mi sa che lo ricordiamo, sì. Aspettiamo che parli col suo avvocato, poi interveniamo. Devo scambiare una parola, giudice? Sì, mi dica. Vorrei fissare, cioè, se
un limite per l'obbligo di firma, 14 giorni, giusto? No, non c'è un limite. Vieni da me, punto. Quello che voglio io viene applicato. Allora, vabbè. Proprio difficile noi a gestire. No ergastolo, mi dispiace, ragazzi. Quest'ultimo, vabbè. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Sì? Senta un po', ci sta un piccolo problemino in realtà. Siccome il processo comunque ora è stato fatto e il ragazzo in questione comunque si può dire che è libertà vigilata e i suoi effetti personali direi che ora si li può riprendere. Sì, effetti personali, certo. Sono sotto sequestro le SIM, le carte di credito. No, certamente, quello possono essere restituite. Poi magari l'avvocato lei si presenterà appunto a ritirarle nei prossimi giorni, presso la procura. Quindi vado, devo andare verso la procura, ok. Esatto, sì, per dire, sì, magari parli col procuratore Sacchi, magari senta con lui come fare e si occuperà lei di ritirarle per il suo sostituto. Ok, ok. Se ovviamente si accetta, si accetta appunto di darle a lei, appunto. Se l'imputato delega lei nel ritirare. Stesso, ok, poi dopo si occuperà lei stesso di farsi pagare la parcella. Sì, sì, può sì, passare sì. Anche in procura per pagare la parcella. Sì, va benissimo. Sì, perché per la parcella ci sta pure quella, ci sta la... No, deve pagarla lui, l'imputato, se la paga. No, è un avvocato d'ufficio, mi sa. Avvocato d'ufficio o avvocato chiamato? No, io sono privato. Privato. Ah, ok, no, allora pagare la chiamato, lei, quindi? Sì, 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 ok, sì. Allora pagare al suo cliente, magari. Ok, allora vedo di riferire tutto, grazie mille. Sì, perfetto, no, ma vengo anche a parlare un attimo con il soggetto. Signor Del Vecchio? Devo... ...le cose e poi te le do. Ok. Andare a ritirare il suo avvocato, le sue effetti personali. Ma signor Del Vecchio, penso che sia abbastanza scontato che se non è libertà vigilata lei non può commettere reati nei prossimi 14 giorni che avrà la cavigliera addosso. Penso sia scontato, ecco. Appunto, non si dimentichi di firmare quando esci di casa. E... Devo fare seratona pazza al Nicky tutte le sere? In che senso? Se lei vuole, può andare dove vuole. Può fare quello che vuole, l'importante è che non fa cose illegali. Seratona pazza al Nicky? Esatto. Ragazzi, il ragazzo non si poteva. Può anche andare a si divertire al vanilla, ecco. Sono reati... Nella quale la voce procuratore si sente comunque fino gli auguro una buona serata Del Vecchio e gli auguro di utilizzare i suoi documenti quando uscirà dal carcere perché assolutamente sì sarà fatto e esatto. Usi anche questa seconda possibilità mi raccomando e sfrutti al meglio la seconda possibilità che abbiamo dato perché non ce ne sarà un'altra l'Alberto grazie barba papà ok ora annuncio di se non entra a dire più al suo avvocato procederò a trasportare no stavo finendo caso. Di discutere non c'è più il suo avvocato. L'avvocato doveva ancora discutere con lei. Doveva ancora discutere con lei, l'imputato. Ah, sì, mi dia un secondo che sto finendo... Sì. Deve finire di parlare con delle persone. Sta andando in prigione, sì. Quindi... Vabbè, attendo. Ah... Stiamo ancora tenendo un attimo che deve finire di parlare, che l'avvocato deve parlare un attimo con qualcuno. Ma dobbiamo fare tutti i processi, cazzi, là. No, ma quelli là ci sono presenti. Prego, avvocato, parlate ancora, poi appena avete concluso dobbiamo trasportarlo in carcere. Dove adesso? Vediamo un attimo se ci sono gli altri imputati. Oscar? No. Non vedo altri imputati, quindi mi sa che i processi li faremo dentro, ok?
Aspettiamo sì, che parte sì. Lui e poi prendiamo l'ufficio. Sì, sì, sì. Ti dico subito di no perché... Fatto? Andiamo! Perfetto, Marshall prego si occupi pure di trasporto. Sì. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Vecchio. Avvocato, se... avvocato? Se vuole seguirlo fino alla... fino al... avvocato, se vuole seguirlo fino a che non salga sull'auto, può seguirlo, sono imputato. Tanto ora mi metto d'accordo. Ok, ragazzi, andate, andate. Prego? Che giro bisogna fare? Marshall. Vabbè, non questo. Vabbè, allora andiamo. Segua il Marshall, non so dove andare. Venga, venga. Vado, vado. Quanti anni è che gli hai dato? 15. La parcella la pagherà lui? La paga 15 lui. Anni, no, Marshall, mi devi dare mi le sim, le cose, eccetera. Ce li hanno, ce li hanno i secondini, mica li abbiamo noi. Ma stai scherzando? Secondini? Chi ha preso le sue cose? Sì. L'agente di polizia. Io ieri non ero neanche a casa. Ah, già vero, lui non c'era neanche. Manco c'ero ieri. Che c'era, non so c'era lui, c'era il procuratore vestito proiettili, lui. Io? Sì, so, tu io c'eri ieri sera? Sì, sì, c'era. Chi c'era. Ha preso, chi ha ritirato le sue cose del soggetto? Agenti di polizia. Vediamo chi ha fatto l'arresto nel rapporto c'è scritto, raga. Aspetti. Vabbè, procuratore, dovete occuparvene voi della procura a ritirare le effetti personali, perché il processo è stato fatto, ma dovete occuparvene voi di ritirare le cose e passarle all'avvocato. Sì. Perfetto, quindi occupatevene voi. Sì, sì. Andiamo. Avete già il mio numero di telefono in caso per chiamarmi? No. No. Lasciarcelo. Sì, guardi, è molto difficile come numero. Dove di avercelo telefono. Anche io, se non sbaglio, salvato. No, il mio numero di telefono è 6. Ah. Perfetto. Solo 6? Solo 6. Veloce, facile e indolore. Ok. In modo tale che le signorine lo ricordano, insomma. Certo, non si dimentica. Sono un personaggio molto singolare. Già. Va sì. Bene, appena recupero. Le baciare la pelata, signore. Guardi, mi è mancato. Anche a me mi è mancato. Guardi. Oddio. Ma da quanto tempo lei ha un sostituto? Mi scusi. Da un mesetto. Mesetto neanche. Ah, ma perché ce n'erano tanti? No, 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 no. Io adesso siamo... A parte la Woldridge, che è l'altra. A parte l'altra ragazza, l'altra giudice, siamo solo io e lei e lui è il mio assistente. Mi ha dovuto sostituire mentre ero in ferie, solamente due serie di processi. Ah, ok. No, l'ho preso solo perché più altro ho bisogno di una mano ogni tanto per... mi legge, essendo che lui è libero, non c'è niente da fare, mi legge tutte oh, le... Oh, ma quello sono convoglio. Dei blindati? Ma che cazzo? Sì. Eh certo, bisogna andare al carcere. Beh, è uno che è evaso due volte. Quindi... Mi ha rotto la cavigliera, quindi precauzione assolutamente sì. Comunque, no, perché niente, avevo bisogno di aiuto, perché essendo che non ho tempo fisico, dopo non ho tempo per leggermi tutte le prove, me lo fa lui e poi lui mi aiuta i processi in caso. Perché se i giudici non ci stanno mai, cioè... Boh. Va bene, allora io vado a sistemare delle cose. Vada, vada, ci becchiamo in giro, arrivederci avvocato. Salve, salve. Dai, facciamo qualcosa. Adesso Oscar vieni dentro. Oscar, vieni pure. E Bruno, mi fai pure? Dimmi. Non so se posso chiamatemi parlare. Oscar, bonzo. E chi può vederlo, chi no, che dice, boh. La gente deve venire lì a firmare. Ma il problema è che in polizia è un po' difficoltoso, cioè. Che magari può non trovare la gente. Per quello della polizia devi istruire le regole. Vabbè, comunque, chiama Oscar e devo fare il processo in contumacia. Come li fate gli altri processi? Li fate in aula o ve li fate qua, per qua, lì? Non c'è nessuno, non c'è nessuno imputato, quindi qui. Quindi devo starci anch'io? Indifferente. Sì. Si chiama grazie. Oscar, però. Un attimo, è occupato una telefonata, non so come chiamarci. Comunque, peraltro noi è riuscito a fare questa cosa? Perché in procura il servizio non è garantito per quando viene l'imputato. Yes, thanks, ciao. Capito? Eccomi, pardon. Oh, Oscar, ciao. Sta cazzo di sim. E non sono ancora riuscito a risalire a chi cazzo l'ha presa. Adesso devo aspettare che mi rispondano i tuoi detective. Lui è giudice.
Dichiarazioni forti, vostro onore, lo so. Allora, Oscar, iniziamo. Vabbè, i primi due sono archiviamenti e accuse, perché gli agenti dell'SPD, come al solito, non hanno mandato le prove. Perfetto. Quindi le accuse non si ricordavano, non avevano più bodycam né un cazzo, quindi archiviamento accuse. Ok. Ralph Corney, accusato di assalto alle istituzioni governative, in quanto, non mi ricordo neanch'io perché, ha assaltato il carcere. Di massima sicurezza. Non c'è la GoPro, ma c'è la felina penale. Il soggetto come foto, che appunto attesta che il soggetto stesso è stato arrestato a seguito di quello che era un assalto al carcere, mentre assaltava il carcere stesso. Che mancano le prove e io non so cosa dire, perché se dovessi agire con quella testa potrei rimandare a mezzo dipartimento a processo per corruzione. Insomma, qua non ci stanno le prove, raga, pure queste archiviazioni accuse. Beh, la cioè, oddio, nel senso, la fedina penale non è stata contestata al momento del re. Però, ragazzi, non è stata no, abbiamo deciso di non farlo più, ti ricordi? Esatto. Cioè, nel senso, bisogna portare le prove, Oscar. Allora, Oscar, adesso facciamo una cosa. No, tu adesso, allora, Oscar, devi fare un... Allora, Oscar, tu devi fare una cosa, ti ho detto. Tu devi prendere in mano qualche agente, tu devi prendere contatto con chi gestisce il controllo felino, ok? Oscar. No, tanto è tempo perso, tanto non li fanno comunque. Devi farti fare i rapporti con le prove video. Se non ce li hanno, non possono avviare il processo. Fate un annuncio chiaro e tondo che da oggi in poi tutti i miei processi saranno accettati solo con prove video. Ma già te l'ho fatto, eh? Perfetto. Nessuno gliene frega niente. Ok, allora i processi non si faranno, cioè, nel senso, si faranno con le prove. Ma chissà che gliene frega loro. Cioè, nel senso. Raga, bisogna sanzionarli. Ogni volta che sbaglio il processo, pam, 48 ore di sospensione. E dopo Oscar, vediamo tu intanto se. adesso inizia a scrivi a me. Tu non mi scrivi mai per queste cose, scrivi a me e vediamo, ok? Ogni volta che hai problemi con le con volta che hai problemi con i fogli del mio processo, scrivi a me, ok? No, dai. Vabbè, poi gli altri due sono di Bonzo. Archiviazione accusa, poi Bonzo. Raggiungimento 5 arti di classe A, questo a rapina pacifica, quindi a mani armate, cose varie. Richiediamo 150.000 e 18 anni. Facciamo 90.000 15 anni. Per tutte e due. Esatto, per Ragazzi, non tutte e due. sapete che stiamo facendo Ok, e l'altro evasione fiscale, raggiungimento di 5 reati di classe A, Evasione richiediamo. fiscale facciamo 20.000. Come Sì, perché evasione fiscale non potrà mai pagare la multa. Evasione fiscale 20.000, 29 anni e 20 ore di servizi socialmente utili. In che senso 20.000? Wait. Eh sì, perché se hai 5 evasione reati di classe fiscale, ragazzi, non do molto altro, perché è A? E vabbè, inutile. ma c'è anche i 5 reati di classe A, non è Ragazzi, è solo 20.000. inutile, cioè, infatti ho alzato gli anni e le ore socialmente utili. E il resto di sacchi? Nathan Hunt, Aiuto. cioè, ci sono le prove? Ah? Mi sa sequestro, ok, ci sono le prove per il sequestro, ma non è stata sezione governativa, Sì. vabbè. E facciamo 100... 25.000 dollari di multa. E 21 anni vanno bene. State cambiando? Ok. Prego del cova. Non c'è il Au, tuo? del Non cova. c'è Prada? Oh. Non c'è Del Schizzulo? cova, non. No. Sono uguali i miei due, sono la Ok. stessa cosa, è lo No, no. stesso. Sì. No, l'ho visto, non so la stessa cosa, è che uno solo dei due ha preso in ostaggio l'agente, non tutti e due, uno ha fatto solo No. favoreggiamento. Non vuol dire. No, attento, il favoreggiamento non è quello. In questo stato comporta il conseguirsi delle colpe. È parte attiva dell'azione. Sì, infatti favoreggiamento non è sequestro pubblico ufficiale, è favoreggiamento per quel reato, non quel Vabbè, ha reato. fatto la stessa cosa praticamente. Ah, minchia, sto peggio di un call center, dimmi. De carcere, Ho sì. messo in verde Sono archiviazione 15 accusa, ragazzi. minuti. Sono 15 minuti, sì. Grazie. È arrivato al carcere. Rosse, rosse, Bene. archiviazione accusa, basta. Poi ci sono i due Necessitiamo di di Del una Cova. pattuglia a supporto alla posizione Fudor. indicata. No, non riesco a buttare giù, devi chiudere te.
No, vabbè, beh, Prada Schizzulu non l'abbiamo parlato di Prada Schizzulu, ancora. Jack del Cova? Ragazzi, la Prada Schizzulu siamo. Oscar Sacchi ha scritto qui, non Carina del Cova. Ah, no, quello è stato rimandato da Bonzo Tanner. Dove hai scritto Oscar Sacchi? Un secondo, perché poi ha fatto tutto Bonzo da solo. Ma perché hai scritto Sacchi? Che cazzo dici? Sa che è un processo tuo questo. Pace, questo è un processo tuo. È tuo, io ho modificato. Parata Schizzulu. Chi? Parata Schizzulu. Ma te l'ho detto. C'è scritto Oscar Sacchi ha scritto qui, eh. Era parte dell'azione del sequestro di pubblico ufficiale di quello sopra. Che era sempre tuo? Fatto qui, perché te devo dire, sì, era sempre mio. Niente ragazzi, io devo fare affrotto quit, lo dico con molta sincerità perché sto sentendo la voce di Walker fissa nelle mie cuffie e mi ha rotto il cazzo. Vabbè, faccio il per del cova, visto che non c'è. Vabbè, Cesare Gandia, raggiungimento 5 rate classe A e evasione fiscale, ritiriamo $210,000 di sanzione pecuniaria e 20 anni di pena aggiuntiva. Di chi è questo qui Prada? Di chi? Prada Schizzulu. La Schizzulu è lo stesso di prima, non lo so cosa. E perché pensare. Avete messo 25 anni? Ah, 21 anni e 20 ore come avevo prima. No, 20 anni. 20 anni, 21 anni. Raga, ma va per sto Prada Schizzulu, c'è solo il favoreggiamento. Cioè, lui non ha fatto niente, stava lì e sbeffeggiava, ma non è che l'ha preso in ostaggio. Non lo so, non l'ho compilato io quello che... Io l'ho appena messo così al volo perché sennò mi scrivi che serve quello. L'ho messo un po' a caso. Non ce la GoPro, raga, cioè, lui non ha fatto niente, cioè... Ok, ha fatto favoreggiamento, ma non il reato. Cioè. Poi, per Cesa Gandia, in questo onore? Non vedo 5 di classe per la versione fiscale. Facciamo 15... Allora, so che quello da prima... Diventano 25, diventano 30.000, invece 20.000, e questo qui sono 20.000. E 18, 20.000, 29 anni, 20 ore, se necessariamente potete. Ma c'è dei lavori che invece c'è dell'obbligo di firma? Ah sì, mettiamo l'obbligo di firma, dai. Perché per i lavori c'è un po' un intoppo. 6 giorni. Non riusciamo a farli fare alle Perché persone. Non riusciamo? Non so, avventure in ferie, non so che... Cazzo di 6 giorni. Si dovesse imparare a farlo tutti quanti e non solo Ventura. No, perché Ventura è una cosa sua. Non ho preso il cazzo se vai a fare 5-6 mesi di fila. Io mi sono preso l'obbligo di firma e adesso è ripartita la cosa. Dare Frost a tesa di prove, quindi non sono ancora arrivate? No. Ok, Franco Armani? 5 rate grazie. 90.000 e 18 anni. Va bene. Via, fa culo. Modifichi tu? No. Bruno? Mi raccomando. Ah, e ci sono... Quanto hai detto l'ultimo? Scusami. 90.000 18 anni vanno bene. Ripratemi pure l'albergo, grazie Marshall. Sì, un secondo. Ok, sta arrivando qualcuno. Quanto tempo di arrivare? Ai parcheggi dietro. Grazie. Quanto ci mettono ad arrivare? Finiti? Finiti, sì, sì. Sì. A posto, grazie. Arrivederci. Ciao. Oh Bruno, sei una cazzo di macchinetta lì. Niente, rimanga dentro. Vabbè ragazzi, intanto io vi saluto. Vi ringrazio di essere qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi, vederti i comandi. Punto esclamativo YT per leggere, per iscrivervi al mio canale YouTube.
Vi ringrazio tantissimo ancora per essere stati con me a guardare i processi. Vi lascio da Ade. E vi saluto. Buona giornata, ragazzi. Ciao.